Buongiorno a tutti! Voglio parlarvi brevemente della mia esperienza con il tatuaggio alle sopracciglia e alle labbra. Adesso me le vedete truccate, ma tra poco le strucco così le vediamo insieme, le analizziamo insieme. Ho deciso di fare questa tipologia di trattamento perché io ho sempre sofferto del labbro asimmetrico, soprattutto, e non amo troppo quel filler labbra che può essere bello inizialmente, però a lungo andare inizia a essere un pochettino fittizio. Io sono pro la chirurgia estetica, tant'è vero che penso tra una decina d'anni, 15 anni, una blefaro non me la toglie nessuno, ma per il momento, se riesco a mantenere, perché no? Io sono sempre per quello che può migliorarci esteticamente, per cui, visto che io soffro maggiormente del labbro asimmetrico e non tanto del riempimento delle labbra, insomma, del volume, ho optato per un tatuaggio permanente, perché noi chiamiamo semipermanente, ma ora vi do una spiegazione. Però prima di iniziare ad entrare nel dettaglio, se non sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti e attiva la campanella, ma soprattutto interagisci con me di modo che i miei video ti compaiano nella home page e resterai appunto sempre aggiornato per quando io carico ogni video. Dicevo, siccome io non sono nel settore, mi sono fatta spiegare perfettamente dall'operatrice che ha eseguito il trattamento specifico tutte le differenze che ci sono tra trucco permanente, trucco semipermanente, microblading. Insomma, ci sono tante, si sentono adesso tantissimo questi vocaboli, per cui io sono entrata in confusione perché prima di tutto non mi sono mai voluta specializzare perché io sono un po' agofobica e poi perché è una responsabilità talmente grande che io non riuscirei mai a prendermi, perché metti caso sbaglio, magari un giorno non sono particolarmente attenta, sbaglio e l'errore può essere un errore pesante, non è che cancelliamo con un po' di bifasico, insomma. Per cui non mi sono mai prettamente informata, anche se comunque solitamente chi fa il trucco permanente, il microblading, è un'operatrice del settore che può essere anche una mia collega, che può essere una truccatrice, un'estetista e così via. Allora, prima di ogni cosa, il mio consiglio è quello di affidarvi a una mano esperta, affidarvi sicuramente a una persona che ha un po' di esperienza, che utilizza dei pigmenti organici che la pelle assorbe, che vi dica quali pigmenti ha inserito, che vi faccia firmare carte, perché il trucco permanente o il microblading può veramente rovinare i tratti facciali. Anche per questo sono stata sempre un po' restia a fare questa tipologia di trattamento, perché ho sempre avuto un po' paura. Poi ho conosciuto, in realtà ho riconosciuto perché la conoscevo quando ero piccola, una ragazza che si chiama Lella Caiazzo, che è una grandissima anche insegnante del trucco permanente, quindi io ho eseguito il trucco permanente e non il microblading, e lei mi ha dato non solo subito affidabilità, perché se ci parlate 5 minuti fate le dite, fammi tutto quello che vuoi, io mi fido, vai tu, vai, scegli tu la forma, io poi figuriamoci, sono una persona così meticolosa, attenta, critica, soprattutto nei make-up che faccio io, e quindi non mi sarei mai affidata ad una persona nel tatuare i miei tratti o quello che mi mancava. Mi sto guardando in anteprima perché ogni tanto vado fuori fuoco, e quindi mi sono affidata a lei perché è una grandissima professionista. Quindi, oltre ad aver fatto diversi corsi, lei insegna anche e gira anche un po' l'Italia, al di là del Covid di adesso, però gira un po' l'Italia nel fare appunto i trattamenti di trucco permanente. Mi ha spiegato la differenza tra microblading e trucco permanente e io ho optato per quest'ultimo, quindi poi mi sono affidata appunto a lei perché il microblading per una pelle mista, grassa, anche appunto a tendenza acneica che ha tanto sebo, ha una durata inferiore rispetto al trucco permanente. Sono due trattamenti totalmente diversi, il manipolo è differente e il tatuaggio permanente molto spesso si chiama semipermanente, ma è un permanente, lo chiamano semipermanente per non spaventare la cliente, ma in realtà è un permanente. Dopo circa un anno, più di un anno, tende a sbiadire e bisogna ribatterlo e fare appunto il ritocco. Questo accade anche col microblading, però con il microblading, una pelle mista, succede che questo
ritocco deve essere fatto anche un pochino più spesso. Allora, la mia esperienza, prima di tutto sono andata lì e abbiamo fatto prima lo studio della sopracciglia, iniziamo dalle sopracciglia. Io l'unica cosa che le ho chiesto era quello di alzare leggermente l'ala. Lei praticamente mi ha spiegato che non è che mi poteva alzare così, però leggermente è salita nella parte esterna. E abbiamo fatto la prima battitura, dopodiché è facoltativo, ma lei consiglia di farla comunque dopo circa 40 giorni dalla prima battitura, un ritocco. Questo perché? Perché dipende dal tipo di pelle e dall'assorbenza del pigmento. Io ad esempio, infatti, avendo questa pelle un po' capricciosa, grassa, lucida, in alcuni tratti avevo perso la crosticina, avevo perso un pezzettino di pigmento, per cui ho dovuto ribatterlo in alcuni punti perché se n'era proprio, la mia pelle non l'aveva assorbito bene. Questo più o meno vale anche per le labbra, però per quanto riguarda, ritornando alla prima battitura, lei mi ha messo la crema anestetizzante mezz'oretta prima del trattamento, 20 minuti prima. Io non ho sentito nulla, ammetto, io ho una soglia del dolore molto bassa, quindi ero un po' spaventata. In realtà non ho sentito nulla, molto molto leggero. Poi è stata bravissima, concentratissima. Se andate sul mio Instagram vedete proprio il post che ho dedicato a questi due trattamenti, quindi sia il trattamento per le sopracciglia che per quello labbra. E niente, sono veramente super soddisfatta. Sono poi super contenta di aver scelto di fare un tatuaggio che è un microblading, perché ho visto tantissimi lavori bellissimi appena fatti con l'effetto pelo, che però a lungo andare, dopo nemmeno un mese, ho visto una sorta di macchia di addensamento colore. Lei mi ha fatto il tatuaggio semipermanente, cioè tatuaggio permanente, perdonatemi, a pelo, con l'effetto pelo, e un effetto un po' più riempitivo in determinate zone. Ho deciso anche di farlo alle sopracciglia perché, se mi seguite lo sapete, ma durante la gravidanza io ho perso un bel po' di peli nel tratto discendente proprio di questa sopracciglia, cioè questa parte qui è totalmente disegnata perché io ho un filo di peli, quindi per me era necessario. E questo, quindi sopracciglia così. Per quanto riguarda le labbra è un po' diverso, è un trattamento che sicuramente si sceglie poco di fare, perché magari si ha un po' paura che si veda troppo, si ha un po' paura che l'effetto può essere diverso da come ce lo immaginiamo. Allora, la prima battitura è stata dolorosissima, inutile dirvi che veramente mentre me la faceva, praticamente si fa il contorno senza anestetico, l'anestetico scivola e non si può fare il contorno bene. Ci abbiamo messo un bel po' di tempo perché la stessa Lella non era convinta se farmelo o no, perché le mie labbra sono asimmetriche, anche perché ho un dente, questo qua, leggermente più in fuori dell'altro, per cui mi porta ad avere il labbro un po' più riempito, questo qua, mentre quest'altro labbro, che è il tratto dove che mi manca praticamente, è un po' più rientrato, proprio perché c'è il dente che rientra. Quindi lei mi ha spiegato che io avrei risolto benissimamente con una pallina minima di filler solo nel lato svuotato. E quindi praticamente siamo state un po' a decidere il colore, la forma, eccetera eccetera. Ci sono tanti colori, abbiamo scelto un colore molto naturale che è sempre un jolly. Lei mi ha spiegato che dipende sempre dall'assorbenza del pH delle labbra e siccome qui c'è un colore di base che si addiziona a un altro colore, lei va sempre con i piedi di piombo, perché mentre per le sopracciglia lei va a disegnare sulla texture della pelle, che è comunque chiara, per quanto riguarda le labbra dobbiamo andare a stratificare due colori. Qui lei va molto molto cauta con i colori. Infatti l'effetto dopo 40 giorni era molto naturale, ma veramente tanto naturale, tant'è vero che si vedeva e non si vedeva, ok? C'era di base una ombra, ma non era così evidente come la immaginavo, per cui quando sono tornata a fare il ritocco dopo circa 40 giorni abbiamo calcato leggermente le labbra. Adesso ho questo colore che è un color carne, un po' più intenso, è un po' il mio colore delle labbra, un po' più intenso. Per quanto riguarda la simmetria mi ha aiutato tantissimo, tant'è vero che molto spesso io adesso metto i gloss, che mi sembra una follia per me perché io ho sempre corretto le labbra con il rossetto. Certo, non è l'effetto del rossetto che ho indosso in questo video, ok? Anche perché io con il rossetto sono riuscita a sbordare il mio labbro superiore. Altra cosa importantissima con
con questa tipologia di trattamenti, ragazzi, non si sborda, cioè se andiamo con il tatuaggio sulla texture della pelle e non quella delle labbra, diciamo che si vede un colore diverso e anche una texture diversa, quindi è bruttissimo. Invece lei è andata praticamente a seguire le mie labbra, che fortunatamente è una cosa che siamo riusciti a fare perché le mie labbra sono un rosa chiaro, 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 chiaro. Non so se ve le ricordate nei vecchi video quando mi truccavo, appunto, quando mi trucco con voi le labbra, sono un rosa chiarissimo. Quindi lei ha intensificato il mio colore e lì dove è riuscita a sbordare, ma praticamente, ma quanto, 2 mm, senza toccare la parte appunto della texture della pelle, lo ha fatto. Quindi praticamente io super positiva di questo trattamento, super, super positiva di aver scelto Lella per questa mia esperienza. Sicuramente l'anno prossimo, tra 9 mesi, 10 mesi, quando vorrò ritoccare le sopracciglia, ho deciso di fare un effetto ancora più riempitivo di quello che ho adesso, ma una cosa proprio lieve. Lei fa una tecnica che si chiama Be Essenza, che è una tecnica sfumata. Molto interessante anche deve essere l'eyeliner sfumato tra le ciglia, ma deve essere una cosa impercettibile, magari fatta con il marrone. E niente, io volevo condividere con voi questa mia esperienza perché me l'avete chiesto e quindi eccomi qua ad accontentarvi. Io spero che questo video vi sia stato utile. Vi lascio giù nell'info box comunque i link di Lella, casomai volete dare un'occhiata. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!